GG ragazzi, bentornati nel canale di The Game Show. Ciao Christian, ci sei Christian su di essi? Ci sono. Bella, bella Cria. Riassunta un po' quello che è successo nell'altra live. Allora, praticamente inizia tutto in cui c'è il nostro protagonista, Kratos, che abbatte un albero. Perché abbatte un albero? Perché deve fare il funerale alla moglie, perché nella mitologia nordica i funerali si fanno bruciando il cadavere. I due vanno a caccia cercando un cervo, però quando... Aspetta Christian, voi dite, ma The Game che cavolo stai facendo? Giustamente sto facendo i segni per i sordomuti, vai! Uccidono il cervo, The Game non ha provato l'uccisione del cervo, e però arriva un troll. Uccidono il troll, Kratos, il protagonista, torna a casa col figlio, però all'improvviso arriva una persona che sfida Kratos. Non sappiamo ancora il suo nome, cioè The Game non lo sa, io lo so, ma lui non lo sa. Giusto. E poi cosa succede? Lo scontro incredibile, se non l'avete visto andatelo a vedere, c'è il video nel canale di The Game, andate a vederlo. Bravi, perché oggi ho postato un video dove riassunta la puntata precedente di God of War. Bravo Christian, poi cosa succede? Succede che alla fine Kratos batte batte giusto, questo personaggio. E poi torna a casa perché vuole portare il figlio con sé, perché la casa non è più un posto sicuro, e quindi inizia il lungo viaggio di Atreus e Kratos. La gialla scura, cioè arancione, è il mostro superiore al tuo livello di 1. Okay. Se però è superiore di 2, la barra è viola. E devi stare attento perché ti potrebbero uccidere con un colpo. Okay. Se invece la barra è rossa... Vedi dove siamo qui? Vedi dove siamo qui? Sì, vedo. Sono arrivati i primi mostri. Vai, barra gialla. Vai. Oh là là, che scoppolata! Lascia stare mio figlio, tu, caro! Stai attento perché potrebbero pure attaccarti il figlio. Lo potrebbero prendere dalla gola. Siamo a lascia, non andare a pugni. Siamo! Madonna mia, lo scoppio impegnativo subito. Sì, subito, va. Vabbè, più impegnativo, sì, vabbè, ma questo? Ma pensate, mamma mia, oh! Tosto, Vabbè, dai, buono, dai, buono, caro Cristo, buono! Ah! L'anziana. Questa l'ho odiata. Questa l'ho odiata. Qua c'è qualcosa. Là c'è qualcosa, sì. A un certo punto si spietrificano. La vecchia schifosa. Pensate. Schiva gli attacchi. Infatti devi far sparare le frecce a tuo figlio. Devi puntare e devi far sparare in mezzo alla luce. C'è la cataratta devi. Calmo figlio. Aspetta figlio, capito ora? No, attento lei. Vai, sei quasi. Vai. La boss battle più difficile. Ciao. Guarda Cri. Io ragazzi, guardo una volta e imparo, eh. Ok, caro The Game. Ora prosegui, vai avanti. Oh, ma cos'è sta roba? Sono umani. Ah, non sono dei? No, non sono dei. Ah, ok. Però volevo fare un po' di momento parte. Storia di Kratos. Ah, ok. Allora, come vedi, Kratos è molto un personaggio molto violento, no? Che lui è uno spartano. Lui è greco, viene da Sparta. Era un generale spartano.
che perse una guerra. Perse, vinceva, aveva un piccolo. All'inizio aveva un piccolo esercito, poi vincendo guerre su guerre su guerre. Aveva un grande esercito. No, morente quasi, sta per morire. Evoca un dio. Il dio Ares. Addirittura. Gli dà la sua vita. Aspetta, questa parte è bellissima. Aspetta. C'è sporcato del primo omicidio. Ragazzo. Sei bravo il figliolo. Si è sporcato del primo omicidio. Bravo, vai figlio. Dove c'è tuo figlio. È stato sepolto dal cadavere del. Continuiamo la storia tra poco. Bravo, bravo Christian che ha ucciso quello lì. Bravo, tu sei Christian, sei questo qua. E quell'altro è Patrick. Eh? Che abbinamento, ragazzi. Morto. No, Akros Patrick. Akros. Sì. Ma come Akros? Atreus. No. Chi è? Come si chiama lui? Kratos ed è Patrick. Kratos. Atreus sei tu. Che cazzo, io credo più il contrario, onestamente. Andiamo. Akros è bellissimo. Occhio da Iron Man. Cosa vuole questo? Ah, ok, mentre continui a picchiare. Questo non è ghiaccio, però. Questo è morto, cioè è resuscitato da. Dagli inferi, raga. Dagli inferi. Guardate come si alzano gli spettri. E qua ci vogliono i Ghostbuster, però, caro Christian. Comunque. Eh sì. Ghostbuster. E qua ci vogliono i Ghostbuster. Bello mio Kratos, appunto, evoca questo dio Ares. Gli dice: la mia anima è tua, fammi vincere questa battaglia. Vabbè. Lui gli dà delle armi. E poi lui farà con queste armi tante cose per questo dio. Però per ora direi basta parlando del passato di Kratos. Si parlerà quando vorrò continuare questa. Ovviamente delle live. Una volta a live dirò qualcosa sul passato di Kratos. Nice. Una volta a live. Un po' chi è, la famiglia. Ah, questo non gli faccio niente? No, perché ti piaccio, genio del mondo. Ah, come faccio a mettere i pugni che mi sono già dimenticato? Caccia a cazzo la. Butta lascia merda, cioè va okay. Via e piglia la puttana. Ho capito, ok, allora via. Lascia lì. Siamo lì e mo ci divertiamo. Facciamo un attimo. E mo, bello mio, certi cazzotti nei denti. No! No! Ma solo calci tiri. No, R3. Vai, hop, hop. Calci di calcio. Olle, olle flambè. No, te lo do io il ghiaccio, caro mio. Vieni qua, Ascia. Vieni qua, amore di zio The Game, vieni qua. Non mi chiama Lascia. Vabbè, Semiro, grazie al cavolo. Sì, Gerardo, grande. Arrivo, eh. Vabbè, mi viene da intervento. Arrivo adesso. Ma non mi chiama Lascia. Ma perché non ti chiama Alfa? Ma la tagliavi con triangolo. No, ero un coglione io, non la facevo con triangolo. Facevo con R2. Vai, io dopo questo abbandono la live. Aspetta. Ale! Nice, guys! Vedo le rune. Ed era il primo. The game! No, vabbè, ragazzo. Sì, ragazzi, datemi sì, sì, compiaciuto. Mi... Occhio. Beh? No, ma sai io The Game? Io farei domani, farei alle 9. Alle 9 si può fare. Occhio. Aspetta, che poi... Poi parliamo in privato dell'orario. Aspetta, che mo sono preso un po' qua. Porca miseria, ma questo chi è? Questo è un combattimento bello. Questo duro. Cos'è? Vieni, vieni. Vieni qua, vieni qua. Questo senza equipaggiamento, il primo livello, questo forse è molto difficile come scontro. Non è male come scontro, eh. Ho appena visto una cosa nel mentre che tu correvi. Questa cosa come te la faccio a far fare? E la cassa non mi ricordo se è quella. Madonna santa. L'ho vista la cassa. Sì, il problema è che non mi. Oh, ma devi fare un R3. Aspetta. Però tu sei un genio del male.
Se tu sei andato dall'altro lato. Via 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 via. Mi sono distratto, Mo ci muore pure. No, no, devo far fuori questi. Dove posso? Il più vicino possibile. Calcolare tutto. Ok, due passi indietro. Uno avanti. Vai, bello. Ora il portiere sarà aperto. Sì, game. Vai, game. Kratos che problema c'ha? Cioè, a lui piace alzare i macigni. Il gomito alto, mano ferma. Ma lui Kratos mangiava mai. Lui si allena. Deciso e senza fretta. Aspetta. Lui si allena, sai con cosa? Sì. Lui si allena tirando sopra le montagne. Infatti ogni tanto vedo un po' il Vesuvio muoversi. Bello. Bel tiro. Ha fatto un tiro da tre. Ha preso il cinghiale, l'ha sparata alle chiappe però. Ragazzo! Il problema è che ora hai perso tuo figlio, dove è andato? Però scemo. Vedi la distrazione. Vabbè, ha perso il coltello. Il padre ha detto, il coltello di mamma non devi perdere, è deficiente. Dove sei? No, devi andare, stai andando bene, vai dritto. Mi ricordo. Non sto andando bene. Vicolo cieco, torna indietro un po' e vai a destra. Oh! Vicolo cieco, un altro? Un altro vicolo cieco, girati! Ok. Non da quella parte. Non da quella parte! No! Oddio, no, aspetta, sì o no? Sì, scusa. Sì. Madonna, mi sto ingrippando. Destro o sinistra? Destra, solo destra, vediamo se è buona. Atreus! Sì, è buona. C'è qualcun altro con Atreus. Dov'è? No, quindi vai da quella. Ok, torna indietro. Adesso vai da quell'altra. Da quell'altra parte. Ci sono, trovato. Ci ho trovato la via. Mamma mia raga, eh! Guarda come corre papà Kratos. Non sapevamo che fosse tu. No, è solo mia madre. Ma pensate. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Oh, guardate che aveva detto allora, 8, 5 dai, minuti. Tieni premuto qui. Shit. Vieni, ho è detto, morto. Perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per fallo. Pratica di Dio. Forte! Pratica di Dio. Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. Mi raccomando, non pensare di fare cos'accio. Morirà. Eh beh. Non puoi farlo. La freccia ha danneggiato l'arteria. Il gioco non te lo permette. Tieni le strette. Ci ho provato anch'io, non ce la faccio. Premevo cerchio a ripetizione, però. E stringi. Perché prima nei vecchi God of War, quando c'erano quelle scene, per farle avviare tu dovevi premere cerchio. Ora a destra. Che proprio appariva. Così. Sul mostro appariva adesso, il cerchio. Non fartela sfuggire. Cioè, sul mostro, sulla ragazza. Vabbè. Tu sei una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Non deve morire. Sto intrippando questo per salvare sto cinghiale. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Strada per la montagna, vabbò. Ti può fermare da qui, Christian? Certo, puoi fare salvare la salva partita. Ok, allora salviamo la partita, fratelli miei.
Allora, ragazzi miei, se questo live vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale. Questo è quello che è stato la seconda puntata della live di God of War. Christian, più si va avanti, devo dire, e più è bello questo gioco, eh? Cioè, nel senso, anche perché si riesce a capire quello che succede e così via. E noi, fratellini miei, ci vediamo sempre qui sul canale di The Game Show. Ciao! Ciao!